Si ritiene soddisfatto per la presenza e la partecipazione di turisti sul territorio cilentano e valdianese dell'area parco il presidente Tommaso Pellegrino, nonostante le problematiche legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato visto dalle famiglie come territorio bello e sicuro per vivere qualche giornata spensierata. Ma quest'estate abbiamo avuto una partecipazione, stiamo avendo una partecipazione molto molto importante, stiamo avendo quel turismo di prossimità che quest'anno oggi è cambiato radicalmente un po' rispetto agli anni precedenti. Negli anni precedenti c'era un tipo di turismo diverso, oggi c'è più un turismo di prossimità in seguito chiaramente a quello che è successo all'emergenza Covid-19, e devo dire che quest'anno abbiamo avuto veramente anche dei record di partecipazione in alcuni casi che hanno portato tanti turisti a visitare il nostro Cilento, il nostro Vallo di Diano e gli Alburni. Quindi da questo punto di vista la partecipazione, la frequenza del territorio c'è stata. È ovvio ed è chiaro che dobbiamo fare sempre uno sforzo maggiore per realizzare servizi di qualità, per capire che il nostro deve essere sempre più un turismo di qualità, per capire che dobbiamo sviluppare e puntare sempre di più su quel turismo di settore, su quel turismo esperienziale che rappresenta la vera grande anima e forza di un territorio come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Alburni. Ecco, questi a mio avviso sono il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io sono molto ottimista perché devo dire veramente oggi il territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Alburni è stato visto veramente da tutti come il luogo dove trascorrere qualche giorno di serenità, un luogo bello ma anche sicuro dove poter portare la propria famiglia e vivere in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, vivere chiaramente qualche giornata un po' più spensierata.